un'occasione per festeggiare ed erano presenti gran parte dei soci del sodalizio, un momento di confronto e di ricordo, ricordo dei momenti della fondazione ed anche dei soci fondatori, alcuni dei quali oggi sono scomparsi, ma altri sono vivi ed in buona salute e qualcuno era presente alla conviviale. Il presidente del club, Mario Pelino, nel suo intervento ha voluto appunto ricordare la fondazione e ricordare i nomi dei fondatori. Molti dei soci fondatori del club di Sulmona, che nasce proprio il 7 maggio del 1975, sono stati soci del grande club nato nel 58 Sulmona, L'Aquila e Avezzano, quindi era un unico club con sede all'Aquila. Li cito: il cavalier Mario Pizzoferrato, Ezio Ricci, Ferdinando Traverso, il professor Antonio Trinchini, il professor Mattiocco, il compianto professore Raffaele del Basso Orsini e poi devo anche citare Alfonso Lindo Pelino, che sono stati soci fondatori del club dell'Aquila Avezzano Sulmone e anche soci presidente fondatori. Fra l'altro va citato il generale Ruggeri, che è stato presidente del club, del grande club L'Aquila Sulmona Avezzano, e anche socio fondatore. Qui ci sono però anche due soci fondatori del club di Sulmona presenti, che sono Rocco Lamberti e il dottor Caravelli. Ampia ed esaustiva la relazione del governatore della settimaria, il professor Luigi Palmieri, il quale ha illustrato le finalità, l'organizzazione del sodalizio anche a livello mondiale ed inoltre ha illustrato un interessante progetto da realizzare, la scuola incontro lo sport. Tra l'altro il progetto prevede che campioni dei vari sport incontrino bambini e studenti di tutti i livelli scolastici per creare un momento di attenzione, un momento di intesa ed indurre le nuove generazioni ad ispirarsi ai campioni per affrontare i vari sport e la vita. Si tratta di un'idea di progetto pilota che il Distretto Italia, in cui è strutturato il Panatron a livello nazionale, il Distretto Italia intende avviare un progetto che vada incontro proprio che trovi l'incontro reciproco tra scuola e mondo dello sport attraverso l'utilizzazione delle risorse umane. Il governatore è stato molto esplicito durante il suo intervento, ha parlato di socio, non come la base, quello che sta più in basso, il centro, il fulcro di questo club è proprio il socio. È assolutamente vero, il club e il Panatron vive dei soci, perché in fondo i soci sono tutti sportivi e non c'è niente di meglio che il sodalizio sportivo. L'amicizia si crea praticando lo sport insieme, è il mezzo migliore per diventare amici.